Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova moda, quella dei meme. Spesso possono sembrarci superficiali, ma in realtà ci influenzano più di quanto si possa pensare. Se vuoi scoprire anche tu questo nuovo linguaggio, seguici nel nostro viaggio! Cosa vi viene in mente se vi dico la parola meme? Niente. Ma che lingua è questa? Shish. Delle immagini che fanno ridere cinquantenni che cercano di farle ma non ci riescono. Le c***e guardo tutti i giorni. Cosa devo dire ancora? Originale. Babbo Natale, i sassi. No, non mi viene preciso. Hai mai visto questo meme? Sinceramente no. Il cisca, berlusca. Sì, che non ci ho mai capito che cosa vuol dire. Sì, lo conosco. Bello, è un po' blasfemo. Secondo Andrew Anglin, un giornalista di fama internazionale, i meme possono influenzare le elezioni politiche. Secondo te in Italia è così? E sapresti farmi qualche esempio? No. Sì, dai. Però non so il perché. Non è vero, perché i ragazzi che lo vedono non si lascia influenzare. Anche noi oggi proveremo a influenzare il tuo pensiero politico attraverso un'attività. Davvero? Ora ti chiediamo di creare un meme. 17enne che fa oggi 18 anni, quindi Berlusconi non avrà problemi, quindi Stonks. Berlusca che ha 80 anni, però ovviamente è più giovane di me. Quando dici che non ti coalizzerai mai con i 5 Stelle, il giorno dopo ti cade la saponetta nella doccia di Di Maio. La Lega, Salvini, i soldi. Le luci! Che faccio politica? Davvero? No. Linea a voi, Striscia. E volevi! Allora, ti abbiamo convinto del fatto che i meme siano molto più di un gioco? Ora potrai sbizzarrirti anche tu a crearne dei nuovi.